Allora, vediamo qualche esempio. Un'applicazione riguarda il decadimento radioattivo. Ogni materiale, ogni sostanza radioattiva si disintegra, cioè alcuni dei suoi elementi si degenerano in elementi più stabili, secondo una legge puramente probabilistica. Noi abbiamo che la variazione di n su dt, cioè la derivata prima di n, possiamo anche scrivere così, è proporzionale, mettiamo un meno k, dove k è positivo, al numero di atomi presente. Quindi, siccome questo è un fenomeno puramente probabilistico, diciamo che la sostanza decade e la variazione nell'unità di tempo è proporzionale al numero degli atomi presenti. Questa è una semplice equazione differenziale da cui riusciamo a ricavare il modello del decadimento radioattivo. In che modo? Allora, andiamo a scriverci questa equazione come dn su n uguale meno k in dt. Allora, proviamo a calcolare l'integrale ad ambo i membri. Da questa parte, se facciamo l'integrale, abbiamo il logaritmo di n. Non metto il valore assoluto, tanto è sottinteso che il numero è positivo, che è uguale a meno kt. E poi possiamo scrivere che c, la solita costante. Quindi e elevato a questo mi dà n, quindi n è uguale a... possiamo scrivere C per E alla meno KT. Ricordatevi il discorso della lezione scorsa dove abbiamo inglobato la costante. Questa costante C maiuscola può anche essere espressa da un certo N0 ed N0 è il numero di atomi presenti al tempo 0, cioè all'istante 0 e alla 0 fa 1, quindi C uguale a N. Questo numero lo chiamo n0, quindi avremo che n è uguale a n0 per e alla meno kt. Allora, questa legge del decadimento radioattivo assume questa forma che è una funzione naturalmente esponenziale. Se noi vogliamo rappresentarla, cosa facciamo? Qui abbiamo n, qui abbiamo il tempo t. Noi sappiamo che al tempo n0 la funzione si trova qui, quindi la legge generale è questo esponenziale. Allora, ha senso parlare, si parla sempre di una sostanza di tempo di dimezzamento, detto anche emivita del... bene ragazzi, fate un attimo di intervallo, poi riprendete la lezione. Riprendiamo la lezione. Allora, sto dicendo che c'è quello che si chiama tempo di dimezzamento o emivita, che rappresenta il tempo necessario a ridurre una quantità n0 a una quantità n0 mezzi. Quindi, se io qui ho n0 mezzi, qui praticamente sull'asse delle x ho quella che si chiama tempo di dimezzamento o emivita, che viene indicato con T maiuscolo, oppure T un mezzo. D'accordo? Bene, allora, con questi dati io posso ricavare quanto vale ad esempio la costante K. Quindi la mia equazione era n uguale n0 per e alla meno kt. Facciamo l'esempio del carbonio 14. Il carbonio 14, voi lo sapete, è una sostanza rara, è un isotopo del carbonio. Il 99% è carbonio 12, meno dell'1% è carbonio 13. Il carbonio 14 con 8 protoni e 6 neutroni, una sostanza instabile, è meno dell'1% in natura,
e ha questa proprietà di decadere. Ricordate poi anche le sue applicazioni, come la datazione al carbonio 14 e così via. Del carbonio 14 si conosce qual è il tempo di dimezzamento. Ha un tempo di dimezzamento di 5.730 anni. Allora, se noi questa legge la esprimiamo in anni, supponiamo di prendere l'unità di misura gli anni, noi che cosa possiamo dire con questa informazione che sappiamo? Possiamo scrivere che n0 mezzi, quindi quanto tempo ci mette per arrivare a n0 mezzi, ce ne mette 5.730. Quindi questo è uguale a n0 per e alla meno k per 5.730. Se io adesso divido per n0, allora che cosa trovo? Trovo che prendo il logaritmo da tutte e due le parti, il logaritmo naturale di un mezzo è uguale a meno k per 5.730. Quindi ho trovato il valore di k, questo logaritmo di un mezzo lo posso scrivere come meno logaritmo di 2, ottengo che k è uguale a logaritmo naturale di 2 fratto 5.730. Il problema è il 110. Dice: Marco ha verificato sperimentalmente che la velocità con cui aumenta il volume di un gas in espansione è inversamente proporzionale al volume stesso. Come può determinare il volume in funzione del tempo, sapendo che all'istante t uguale a 0 esso misura 50 cm cubi? Vediamo ora come si può procedere. Dice: la variazione del volume è inversamente proporzionale al volume stesso, quindi vuol dire che la derivata è un k fratto v in un gas. D'altra parte è abbastanza intuitivo: più il gas è compresso, cioè occupa poco volume, più la variazione di volume è grande. Allora, questa è la condizione iniziale, che al tempo zero questo gas occupa 50 centimetri cubi. Trovare una legge, devo semplicemente fare una separazione di variabili, quindi integro da una parte e dall'altra, quindi l'integrale di V è V quadro fratto 2, l'integrale di K è KT, più una certa costante C. Allora, cosa succede? Moltiplico per 2, quindi abbiamo qui, quindi avrei V quadro uguale 2KT più 2C. Vedete però 2K, K, 2C, io posso anche scrivere V quadro uguale K volte T più C. Tanto immagino invece di avere la costante 2K un'altra costante che chiamo K'. E qui lo stesso per C, solo che le ho rinominate K e C. V è uguale allora alla radice quadrata di KT più C. Come possiamo trovare C? Lo possiamo trovare con questa condizione iniziale, cioè V di 0 uguale a 50, quindi 50 uguale la radice quadrata di C. Quindi noi abbiamo che C è uguale a 50 al quadrato 2500. Allora, che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che la legge con cui varia questa l'espansione del gas, diciamo, il volume varia con il tempo in questo modo: V grande uguale radice quadrata di KT. Costante, per trovarlo dovremmo avere qualcun altro dato, magari più 2500. C è corretta, però questo K, forse, guardate, aggiustiamo così le cose, chiamiamolo K primo, chiamiamolo qui K primo, anche perché questo K
compare anche qui. Non vorrei che vi confondiate che questo K sia uguale a questo. In realtà c'è una differenza tra questi due proprio perché K' è uguale a 2K. Ecco perché quindi il risultato corretto sarebbe 2KT più 2500. Per C non c'è alcun problema. Ci sono equazioni differenziali del primo ordine non omogenee. Come fate a distinguerle? Hanno una forma del tipo y' uguale f di x g di y, quindi fino a qui sono omogenee, nel senso può essere un'equazione a variabili separabili, e poi c'è una quantità, chiamiamola b di x. Questo è il modo in cui si presentano queste equazioni. Allora, per prima cosa si dimostra questo, vi do un risultato, che la soluzione y è uguale alla soluzione dell'equazione particolare, si dice una soluzione particolare, più la soluzione dell'omogenea associata. Partiamo da col risolvere l'omogenea, quindi togliamo questo meno 3x, quindi noi ci risolviamo tranquillamente la nostra equazione. Scriviamo qui l'omogenea associata, è y' più y uguale a 0. Equazione del primo ordine a variabili separabili, quindi abbiamo che y' è uguale a meno y, quindi possiamo scrivere che dy su dx è uguale a meno y, quindi possiamo scrivere che dy su y è uguale a meno dx. Facciamo l'integrale da tutte e due le parti, quindi abbiamo il logaritmo naturale di y è uguale a meno x più c. Y uguale elevato sarebbe meno x più c col solito trucchetto di prima, c per e alla meno x. Questa qui è la y dell'omogenea, la chiamo y o dell'omogenea associata al variabile di c. A questo punto, per trovare invece la soluzione particolare da aggiungere, cioè questa, c'è un metodo che si chiama il metodo della variazione della costante. Esiste una formula per risolverla, però prima di star lì ad applicare la formula, che magari uno non si ricorda, è particolarmente utile questo metodo, metodo di variazione della costante. In che cosa consiste questo metodo? Lo dice la parola stessa, si fa variare la costante, e cioè si prende una soluzione particolare e del tipo c di x, variare la costante, per e alla meno x. Si sostituisce questa soluzione nell'equazione e si cerca di ricavare c. Allora, se lo vado a sostituire, come diventa? Diventa y', cioè c' di x, per e alla meno x, quindi f'g, più f per g', quindi e alla meno x per meno 1. Poi abbiamo più y, cioè più c di x e alla meno x, come vedete questi si eliminano, e poi meno 3x uguale a 0. Allora, questa equazione mi permette di scrivere che c' di x è uguale a 3x per e alla x. Come faccio a trovare c di x? C di x lo trovo integrando. Allora, questo è un integrale per parti. Questo integrale per parti fa 3 1 meno x e elevato a x, questo qui è il mio c di x. Allora ho trovato la soluzione particolare. La soluzione particolare è data da c di x, che è questo, per e alla meno x. Allora, se io moltiplico c di x
per e alla meno i, per e alla meno x, cioè se faccio questo calcolo, abbiamo che alla meno x e alla x si eliminano, abbiamo 3 meno 3x. E questa è la soluzione particolare. Allora, in base a quello che ho detto prima, qual è una soluzione di questa equazione? È la somma di queste due. Quindi la soluzione di questa equazione del primo ordine non omogenea risulta essere y uguale 3 meno 3x più c per e alla meno x. Naturalmente, se io voglio trovare c, mi serve una condizione iniziale. Spero che queste lezioni sulle equazioni differenziali del primo ordine vi abbiano interessato, soprattutto per le interessanti applicazioni che abbiamo trattato. Grazie dell'attenzione, arrivederci.